Piacere. Pericolo elefanti, dove l'unico elefante è la mamma di Bill Gates. Ovviamente scherzo, ragazzi, anzi, per il revisore che guarderà questo video il 19 gennaio quando manderò ricorso. Però adesso ci arriviamo. Tra l'altro, mi sa che il revisore manco capisce la mia lingua, quindi posso insultare chi voglio. Intanto, soliti ringraziamenti. Grazie. Per il supporto, cioè, stiamo anche imparando a conoscervi perché c'è gente che commenta sotto tutti i video, tipo F27, Federico Savorani, eccetera, ma ci sono tanti altri. Ah, tra l'altro, Giacomo Boscolo, questa cosa ve la voglio dire, ha portato il meme del cane di Sidonia qua. Praticamente, l'ho detto, sai, in una live tanto tempo fa, che io ho visto, era un talk, tra l'altro, molto interessante, dove praticamente diceva che c'era questo ragazzo che commentava ogni video di Sidonia con bello e poi il copyright. Ha iniziato a farlo anche con me. Tanto saluto a Sabago e Guber e Leandro. E tutti gli altri. Vi ha commentato anche Andre Link. Sono un po' stanco perché ho appena finito una partita di calcetto in realtà. Ma che è successo? Andando al dunque, qual è il problema di questo canale? Il motivo che mi impedisce di guadagnare, di fare tutti i soldini che mi pare? Praticamente ho mandato la richiesta di monetizzazione a YouTube circa il 20 dicembre. Solitamente quando mandi la richiesta di monetizzazione a YouTube ci sono tre step. Il primo è quello di raggiungere le ore e gli iscritti. Il secondo è quello di farsi AdSense. E il terzo è quello di farsi, cioè di far passare revisione il proprio canale a un revisore di YouTube. Revisore di YouTube che molto gentilmente mi ha detto che non potevo monetizzare perché secondo lui la mia pratica è freebooting. Cioè, allora, posso capire, ma perché solo io? Cioè, perché Bugozzi monetizza? Tutto rispetto per Bugozzi, assolutamente, rispetto molto il suo lavoro, però perché lui sì e io no? Cioè, posso capire Guber e Leandro, perché Guber e Leandro molto spesso prendono da più live, mentre io ne prendo da una singola. Quindi ci posso anche stare che ci sia una differenza tra noi, solo da questo punto di vista, e poi a livello di qualità, ovvio che c'è una differenza. Cioè, tra tutte le persone doveva venire a cagare il cazzo a me. Quindi sono senza soldi, ho mandato il ricorso in cui dovevi fare un video, in cui mostravi che c'era del lavoro dietro, spiegavi tutti i motivi a tuoi favori. L'ho fatto, penso di averlo fatto in tempo record, perché comunque sia un po' di lavoro c'è stato. Penso di averlo finito in 40 minuti tra registrazione e montaggio. Contate che stavo lavorando al video che è uscito, il penultimo. Sabago, non aprire questo video, è tipo spoilerissimo. Mentre l'ultimo video non è spoiler, quindi Sabago, se lo vuoi vedere, il quinto episodio. Il quarto non lo tocca perché sennò è finita la run. Però il quinto è pulitissimo. Sulla lore non c'era tanto da memare, quindi ho detto togliamola, così almeno facciamo un favore a Sabaku, che si può vedere un video in... cioè, se lo vuole vedere, poi magari manco gli interessa. E praticamente il ricorso non mi è stato accettato da YouTube. Per quale motivo, direte voi? Cioè, comunque sì, io ho mostrato tutto il mio montaggio, quello che faccio io, anche il progetto del video Sabaku non aprire questo video, quindi ero tutto bello preparato. Non va bene perché è in una lingua non supportata. Cioè, loro ti mandano la mail in italiano, ti mandano il reclamo su YouTube Studio in italiano, non ti danno nessuna indicazione sulla lingua, ti dicono solo che deve essere una lingua supportata, senza capire che voglia dire. E quindi non me l'hanno. Cioè, proprio l'hanno aperto, italiano chiuso. Bill Gates 400 miliardi di euro, cioè il fatturato annuo del PIL del Congo praticamente. Twitch ha una divisione, per quanto in realtà penso abbia ancora un fatturato minore di YouTube, in Twitch Italia, Twitch Francia, Twitch Spagna. YouTube no, cioè vale solo per i creator, solo i creator si identificano in YouTube Italia. YouTube non esiste YouTube Italia. Se devo fare ricorso devo parlare in inglese, perché? Infatti ho scritto a 400 mail diverse, ovviamente tutti mi hanno tirato delle cantonate assurde. Faccio appello a voi, non so se Guber e Leandro hanno avuto questi problemi o Luke, ma penso che Luke non posso monetizzare, mi sa che non ha manco 1000 iscritti. Però vabbè, Leandro e Guber, se guarderete mai questo video, non so se voi avete avuto questi problemi, in caso ditemelo. E parlando di altro, perché poi ci riagganciamo a tutto, intanto vi spammo il mio Instagram, è questo qui, ve lo faccio vedere in ogni modo. Datemi a seguire perché facciamo un po' di cose fighe. Cioè, è il mio profilo da adolescente pazzo, quindi ogni tanto posterò cringe. Ci divertiamo molto, facciamo anche tanti sondaggi fighi, possiamo parlare un po', insomma, già se vedete le storie in evidenza capite che c'è qualcosa che non va. Fateci un salto, è privato il profilo, ma accetto tutti tranquillamente e ricambio le fighe, ovvero il 3% del mio pubblico. Tra l'altro, ma madonna, che voce tremenda oggi. Parlando del modo in cui posso guadagnare, perché tranquilli che anche dopo aver fatto ricorso il 19 gennaio, cantonata è lì mai più. Ovviamente non posso attivare gli abbonamenti su YouTube. Ma col cazzo che faccio guadagnare YouTube? Ah, tra l'altro, YouTube ci guadagna con i... Cioè, non è che non mette la pubblicità. Sui video che hanno il copyright claim, mette la pubblicità. Quindi non è che è pizzone educativo che non è idoneo. Sono io, per eventuali Patreon. Non so se mi va adesso di farlo, sinceramente. Più che altro perché se voglio aprire un Patreon, un Ko-fi o qualsiasi altra cosa, mi piacerebbe offrirvi un contenuto bonus. Che mi date soldi e basta, non mi va sinceramente. Ma non che ci sia qualcosa di sbagliato, chi lo fa assolutamente rispetto. Però io sinceramente voglio aspettare l'estate, almeno per farlo, perché almeno ho più tempo libero. Posso darvi dei video bonus, posso darveli in anteprima per chi mi supporta. I modi per guadagnare sono questi. Per quanto riguarda gli sponsor, ragazzi, non ho mai visto un freebooter che fa sponsor, raga. Quindi per quanto io mostri la mia faccia a differenza di altri. Quindi niente, voglio fare anche questo video abbastanza corto, così lo montiamo in fretta. Non penso di avere altro da dire. Seguitemi su Insta. Merde.